E allora, iniziamo subito perché sicuramente avrete fame e sete di musica. E vedete questi quadri, sono quadri. E adesso scoprirete una relazione molto particolare tra immagine e musica. Forse direte qualcuno ci aveva già pensato prima, forse sì, in veste diverse, non so, Mussorgsky scrisse i quadri di un'esposizione, fu ispirato da una mostra di pittura e compose le musiche ispirate da queste immagini. Qui qualcosa di molto diverso, però non voglio anticiparvi niente, ne parleremo tra pochissimo dopo che avrete ascoltato la musica e anzi voglio aggiungere dopo che avrete visto la musica. Signori, iniziamo con Max Ciogli. Un applauso. Pensando sempre di fretta non riesco a parlare, non ho ancora finito e vorrei cominciare. Se potessi tornare a darmi ragione, tornerei a ingoiare ogni singolo errore. Di essere onesto verso un albero in fiore, sembra essere spento ma ne sento l'odore, sopravvivi pensando le onde del mare, lanciando respiri, chiudendo l'onore. Solo mi trovo nel luogo dei gabbiani e delle anime che sono dentro di me, dentro di me.
ci potevo andare vicino di così, sarei potuto stare vicino di così, sarei potuto andare vicino di così, lo scettro e l'altare. Potevamo perdere più o meno 10-0, potevamo perdere la luce e la ragione, potevamo perdere più o meno tutto o niente, potevamo perdere e non abbiamo perso. E pensare allora che il vento soffia forte, e pensare ancora che sbatte le mie porte, scendere strada ed incontrare me, e pensare allora che la notte è per me, per me, per me, per me, per me. Stare solo in pista per una vita intera, dolce notte bianca, non mi accorgo di te, mi accorgo di te. Potevamo credere come era tutto niente, potevamo credere la luce e la ragione, potevamo credere come era tutto niente, potevamo credere ed io non ho creduto. Allora, io direi di fare un bel applauso. Però sono un po' incuriosito io, perché non l'avevo mai vista una cosa del genere. Mi è arrivata voce che si chiami cromosuonoterapia, però meglio di lui non ce lo può spiegare nessuno, Max. Buonasera a tutti. Sì. Ho sempre dipinto, ho sempre suonato e volevo arrivare a un centro, non sapevo cosa fosse. E un giorno ho pensato che forse l'avrei scoperto camminando. Quindi cosa è successo? Che la mia pittura si è separata dalla mia musica, proprio perché comunque voleva vederla da lontano e voleva vederla arrivare. Io parlo sempre dei due amanti, un po' come a me e mia moglie, ma direi come due persone che vengono da lontano, si incontrano. Quindi in questo viaggio a Perugia, 12 anni, poi adesso a Roma, succede che a un certo punto tu hai una visione, un sogno, il tuo studio, hai i tuoi quadri e pensi, questi quadri perdono il colore da soli, poi dove lo incontrano? E poi un giorno ho pensato che forse era la musica a farlo incontrare. E quindi qualcosa che traduce il suono in colore, qualcosa che comunque dice quel suono è quel colore. E quella ampiezza di suono è quel campo pittorico. E allora a quel punto il quadro da statico diventa dinamico. Il progetto pittorico del suono è stato presentato appunto su Rai 1 e adesso a Roma, grazie anche alla Artemusia, a Tor Vergata, verrà come cromosonoterapia all'interno di una struttura dove ci sono ragazzi autistici, persone con problemi psicologici, ma anche persone assolutamente normali. E anzitutto è il progetto per l'Internazionale Sordi di Roma, con cui Laura Santarelli, Spano, è presentato appunto sempre su Rai 1, è un progetto per cui i sordi inizieranno a imparare a suonare strumenti musicali.
questa è la fase avanzata, ma comunque ne realizzeremo un altro progetto che comunque renderà possibile tutto ciò. Questo è veramente la cosa più bella, perché realmente quando senti che quello che fai è utile, non è solo per te stesso, è qualcosa di veramente importante. Sicuramente vorrei solo aggiungere, e vi lascio poi chiaramente continuare, che tutto ciò poi è abbinato, comunque ringrazio qui la Orinfo di Roma, con una nuova parte tecnologica che è lo streaming, e noi utilizzeremo dei non luoghi, dei luoghi del mondo, di città inesistenti, con cui questo streaming on demand si potrà comunque acquistare tutto online e vedere comunque dei posti inesistenti. Questo senza nulla togliere all'ic e nunc del luogo, quindi chi è lì può andare, chi non è può andare, c'è lo stesso. Quindi ho l'info di Gianni Pilli, la ringrazio e vi dico, questo è il mio disco che è uscito adesso, sono 5 brani, 5 quadri, e si chiama Già Domani, ed ogni brano è aperto un quadro. Ora è uscito col singolo da poco tempo, e quindi adesso il disco andrà avanti con un secondo EP con quadri bianchi e musiche praticamente fatte in una frequenza molto particolare. Grazie. Max Ciolli e la Cromo Suonoterapia. Si finisce mai di imparare, eh?